pace e bene a tutti. Già Padre Angelo vi ha tirati su, eh? Bravissimi. Bene, incamminiamoci oggi nel secondo frutto dello Spirito, che potremmo dire segue direttamente l'amore, che è la gioia. Sant'Agostino diceva: non c'è uomo al mondo che non cerchi la felicità. E penso avesse proprio ragione. Se ci pensiamo, tutte le nostre scelte, anche quelle più funeste, in genere sono dovute al fatto che pensiamo che quella scelta ci dia felicità, ci dia gioia. Eppure nel mondo ci hanno convinti che per avere gioia, per essere felici, dobbiamo fare e avere un sacco di cose. Ma è proprio così? Se ci guardiamo attorno, a me non sembra. Anzi, paradossalmente, più si ha e più si perde gioia solitamente. Allora, di che cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando di gioia. Non parliamo di non so quale euforia, di un'allegria passeggera, di stato emozionale. Parliamo di gioia. Cioè parliamo di un senso di pienezza, di un senso di pienezza della vita al di là della vita stessa, cioè di un senso di pienezza che ti accompagna nonostante le cose che possano accaderti nella vita, belle o non belle. E da che cosa nasce questa pienezza interiore, questa gioia profonda? Dal saperti profondamente amato e dal sapere che la tua vita appartiene a qualcuno. Nel caso di un cristiano, la gioia nasce dal fatto di aver incontrato il Signore risorto, dal saperti profondamente amato da Dio e dal sapere che la tua vita appartiene profondamente a Lui, che non ti molla né ora e neanche nell'ora della morte, da sapere che Dio è tuo Padre e la tua vita è preziosa nelle sue mani. Nasce, insomma, dal sapersi amati e dall'amare. Dio, diceva un santo, è felice e rende felici. Sapete, una ragazza mi rimase sempre impressa in una missione tanti anni fa. Mi invitarono ad andarla a trovare, una ragazza paralizzata a letto, e io entrando pregai il Signore, dissi: dammi una parola di conforto, di consolazione. Uscii io consolato da lì. Trovai una ragazza che muoveva solo più la testa, giovane, con gli occhi pieni di vita, una gioia che non potete immaginare. Sapete cosa mi disse appena mi vide? Dio è gioia. Io gli ho offerto tutta la mia vita, ma mi chiedo, noi fuori agli altri portiamo questa gioia? Qualcuno potrebbe pensare che questo punto di partenza sia aria fritta. Potrebbe pensarlo chi magari non ha preso sul serio il Vangelo e non frequenta sempre. Allora io gli dico, non credermi, prova. Vedi, se prendendo sul serio il Signore e iniziando a vivere da cristiano, la tua vita non cambia. La testimonianza che vi ho detto ha riassunto tutto. Quindi la gioia, potremmo dire, parte da un incontro, come ci ha ricordato Papa Francesco, la gioia del Vangelo in onda il cuore di coloro che accolgono Cristo. Quindi potremmo dire è un dono suo, da lì parte e uniti a lui si alimenta, ma da un'altra parte è anche un impegno. Dici come, la gioia è un impegno? Sì, ed è pure una lotta. Ah, pure, sì. Perché questo frutto cresca in noi c'è un impegno, c'è una lotta da combattere. E vi dico tre punti soli, così capiamo. Allora, primo punto, per coltivare e crescere nella gioia è importante imparare a scegliere ciò che è davvero bene. Gesù, in un brano della scrittura, ci viene detto che in cambio della gioia che gli era posta davanti si sottopose alla croce. Cerchiamo di capire. Le gioie false, passeggere, in genere hanno una caratteristica, che è la caratteristica della tentazione. Subito ti presentano qualcosa che apparentemente è buono, ti attira, ma quando lo consumi, dopo ti porta alla tristezza. Le gioie profondamente vere, corrispondenti quindi alla volontà di Dio, cioè al nostro vero bene, a volte partono da una lotta, da una fatica, per arrivare ad una gioia piena. Solitamente questa è la dinamica dell'amore. Lì per lì rinunciare a te stesso ti costa, ma dopo arriva la gioia. Vi faccio un paio di esempi giusto per capirmi. Pensate in un momento in cui vi state innervosendo, se voi, anziché distaccarvi un attimo dalla vostra emozione, provare a elaborare un po' la cosa, vi fissate sull'aver ragione, su quello che l'altro vi sta dicendo, potete pensare che per decomprimere il pentolone sia meglio lasciarsi andare a grida, a sbattere pugni e a fare una guerra. Ora, lo puoi pure fare, ti puoi pure decomprimere lì per lì, ma non ti porta alla gioia vera. Dopo c'è un senso di vuoto, di rimorso, perché magari hai trattato male chi hai davanti e ti sei lasciato andare versione tsunami.
Oppure vivi un momento un po' difficile nella vita matrimoniale, percepisci un po' meno affetto dalla persona che è accanto, si trascina un po' questa situazione, ti si presenta un'occasioncella facile, dici cerchiamo un momento di ristoro a buon mercato, ti avventuri in una, così, in un rapporto occasionale, lì per lì potrai pure sperimentare piacere e un attimo sentirti amato, racconta tutto quel che vuoi, ma dopo arriva la tristezza. Cioè la gioia vera ti chiede a volte un momento di lotta, un momento di rinuncia a qualcosa, di dono vero di te, per arrivare e stare nella gioia piena. Vi ricordate il Vangelo di ieri? Gesù cosa ha detto? Rimanete nel mio amore. Se osservate la mia parola, rimanete nel mio amore. Vi dico queste cose perché la vostra gioia sia piena. Cioè, restando unito a ciò che è la sua volontà, cioè il vero bene, arriva la gioia. Seconda lotta. La lotta grande per custodire la gioia in fondo è contro il nostro egoismo. Sappiate che tanto più siamo versione palloni gonfiati, tanto più siamo piegati su di noi, tanto meno gioia viviamo. Funziona così. Siamo nati e creati a immagine di Dio che è amore, tanto più siamo pieni di noi, tanto meno viviamo la gioia. E questo è un dato di fatto. Sapete cosa ci dice San Paolo? Richiamo una frase di Gesù, la sapete tutti, famosissima. C'è più gioia nel dare che nel... Quando si dà, si sperimenta una cosa, che anche se lì per lì ti costa fatica, nel momento stesso in cui dai, o comunque dopo, sei felice. Infatti purtroppo ci sono persone che fanno il bene per sentirsi bene. E, insomma, fallisci un po', parto per amare te, ma ritorno sempre a me. Però c'è una verità profonda, che nella rinuncia di sé c'è una gioia vera. Terza lotta e concludo. La lotta più seria, la lotta contro il nemico vero della gioia. Sapete qual è? Ditemelo voi. Qual è il contrario della gioia? La tristezza. Che cosa intendo io qui per tristezza? Non intendo la tristezza normale che ci ha detto Gesù nel Vangelo, che viene da un momento di vuoto, ad esempio attraverso un lutto, attraverso un momento di tristezza. Non dico neanche quella tristezza sana che senti quando prendi consapevolezza del male che hai fatto. È una tristezza che ti può portare al pentimento. Io qui intendo quella tristezza intesa come latente lamento, come sottile vittimismo di chi ama piangersi addosso e accoglie tutti quei pensieri tristi con i quali inizia a coccolare il tuo ego. Perché in fondo la tristezza alla gente piace. La gente a volte è felice di dire di essere contenta, manco fai in torto a chi è davanti. È meglio sempre lamentarsi un po'. Ma a me è successo questo, ma a me nella vita... Ci sono le persone della categoria tutta a me sono successe, ma me misero, me tapino, ma la vita sono l'ombelico sventurato del mondo e sei lì che ti accarezzi il tuo ego, che attiri a te persone, versione tu sulla poltrona e tutti a confortarti, tipo le palme vicino, porino, poverina. Sapete, quel lamento sottile che in fondo ci dà un ruolo, ci dà il permesso di piangerci addosso e deresponsabilizzarci dalla realtà. Nemico tremendo su cui fa leva il demonio, la tristezza. Imparare a riconoscere questo tipo di pensieri e imparare ad andargli contro, perché Dio è gioia. Un pensiero del genere a che ti porta? Qual è il vantaggio che ne cogli? Legato alla tristezza c'è il vittimismo. Ve lo dicevo, tutte quante a me. Io sono la vittima sventurata, c'è sempre un colpevole. Simpaticamente dicevo qualche giorno fa ad una catechesi, c'è gente che, immaginate la scena, entri in cucina, sbatti una ginocchiata tremenda, cioè ti fai proprio una rotula quanto un pallone, magari quel mobile c'è lì da 20 anni, ti giri e tapi con tua moglie o tuo marito perché te l'avevo detto io che quel mobile non andava messo là. Ecco, a volte siamo così. C'è sempre un colpevole, qualcuno da accusare per tutto ciò che ci capita. Se vuoi essere felice, la devi finire di cercare il colpevole. Se hai sbagliato tu, assumitene le responsabilità e riparti. Se qualcuno ti avesse fatto del male, sappi che con Dio è sempre possibile perdonare e ricominciare. Ultimo grande ostacolo, insieme alla tristezza, è lo scoraggiamento. No, ma non ce la faccio, no, io che devo fare, io no, parti già sconfitto, neanche il tempo di entrare in campo già 3-0 per gli avversari,
io non ce la farò, io non ci riesco, io, e ti piangi addosso. Concludo con una storia, miei cari. Una persona una volta fece un sogno. Sognò di trovarsi al mercato, un sacco di bancarelle, e ce n'era una particolarmente appariscente, piena di tutto. Sapete chi era il commesso? Il demonio. E questo vide il demonio e dice, mazza che... Ma inizia a guardare, vide, insomma, di tutto e di più a caro prezzo, e a un certo punto una chiave bellissima, senza prezzo. Allora gli disse, ma questa qua la vendi? No, gli disse il diavolo, questa non la do a nessuno. E perché non la vendi? Perché questa è la chiave che io uso per entrare nella vita delle persone. Ah, sì, si chiama tristezza. Chiediamo allora al Signore la grazia di imparare a combattere contro quei pensieri, quegli atteggiamenti che non vengono da Dio e che non ci portano da nessuna parte.